Ciao amiche, bentornate sul mio canale. Riprendiamo le nostre lavorazioni e oggi eseguiremo una stella che sarebbe simpatica da fare sia come decoro per il vostro albero e sia come sottobicchieri. Allora, partiamo con l'occorrente. Io utilizzerò un cotone numero 5, un uncinetto 2 e poi potete completare la lavorazione della stella con un filato argentato o rosso in base al colore del cotone che avete utilizzato. Partiamo con la realizzazione di un anello magico, al cui interno andremo a lavorare tre maglie alte chiuse insieme. Allora partiamo con la prima maglia alta. Allora, che sarà composta da 3 catenelle, poi filo sull'uncinetto. Lavoriamo la prima maglia alta solo per metà, quindi non andiamo a chiuderla tutta, altrimenti non possiamo chiudere insieme. Filo sull'uncinetto, entriamo nell'anello magico, peschiamo il filo, usciamo, peschiamo il filo e usciamo in due asole. Dopodiché ci troveremo tre asole sull'uncinetto, peschiamo il filo e chiudiamo tutto insieme in questo modo. Ora faremo 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Filo sull'uncinetto, entriamo nell'anello magico, peschiamo il filo, usciamo, peschiamo il filo e usciamo in due asole. Di nuovo filo sull'uncinetto, entriamo nell'anello magico e lavoriamo la maglia alta solo per metà. Di nuovo peschiamo il filo, entriamo nell'anello magico e lavoriamo la maglia alta solo per metà. E poi lavoriamo e chiudiamo tutto insieme. Di nuovo 3 catenelle, 2 e 3, filo sull'uncinetto e lavoriamo per metà la prima maglia alta, filo sull'uncinetto, entriamo nell'anello magico, lavoriamo per metà la seconda maglia alta, filo sull'uncinetto, entriamo nell'anello magico, usciamo, lavoriamo a metà la terza maglia alta, filo sull'uncinetto, usciamo in tutte le asole e siamo a 3 gruppi, ne dobbiamo fare 5. Quindi ancora 3 catenelle, 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, entriamo nell'anello magico, lavoriamo per metà la maglia alta, filo sull'uncinetto, peschiamo il filo, usciamo, lavoriamo per metà la maglia alta, filo sull'uncinetto, peschiamo il filo, entrando nell'anello magico, usciamo e poi lavoriamo per metà la nostra maglia alta. Avremo 4 asole, peschiamo il filo, usciamo in tutte. Di nuovo 3 catenelle e faremo il nostro ultimo gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme. Ok, chiudo tutto insieme e farò le mie ultime 3 catenelle per potermi andare ad agganciare poi al gruppo iniziale di maglie alte. Stringo il filo e chiudo. Secondo giro sarà composto in questo modo. Allora andremo in pratica con una maglia bassissima, ci spostiamo nel primo archetto delle 3 catenelle. Entriamo al suo interno eseguendo una maglia alta e ancora altre 2 maglie alte nello spazio. Quindi in totale 3 maglie alte. Poi faremo 2 catenelle e sempre in questo spazio andremo a fare 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Poi ci spostiamo senza catenelle di separazione nell'altro spazio, nell'altro archetto dove faremo 3 maglie alte. 1, 2, 3
2 catenelle di separazione, 1 e 2, e poi faremo di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Ancora ci spostiamo nell'altro archetto dove faremo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle e 3 maglie alte. Ancora spostiamoci nell'altro archetto, faremo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle e 3 maglie alte. Ragazzi, vado veloce perché alla fine non è che c'è molto da capire, cioè la base ci deve stare, non è una lavorazione complessa. Ancora filo sull'uncinetto, entriamo nell'ultimo archetto dove faremo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, le 2 catenelle di separazione e di nuovo le 3 maglie alte. E poi uniamo le maglie in questo modo. Terzo giro, ci spostiamo con la maglia bassissima nella seconda maglia del gruppo di 3 maglie alte sottostanti e dobbiamo fare in totale 5 maglie alte, 2 catenelle e 5 maglie alte. Ora 2 le faremo direttamente su 2 maglie alte sottostanti, una sulla seconda maglia alta e la seconda in pratica. Questo è il gruppo di 3. Io ho saltato la prima e sto lavorando le due successive. Poi nell'archetto andrò a lavorare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Farò 2 catenelle, 1 e 2. 3 maglie alte nell'archetto, quindi una, due e tre, e lavorerò 2 maglie sottostanti sulle 2 maglie alte sottostanti, una maglia alta singola, passo la maglia al punto sottostante successivo e faccio la seconda maglia alta senza lasciare spazio di catenelle. Filo sull'uncinetto, salto la prima maglia alta del gruppo successivo di 3 maglie alte, entro nella seconda ed effettuo la mia prima maglia alta di 5. Eseguo la seconda maglia alta e poi nell'archetto farò le 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, di nuovo 1, 2, 3, poi 4 nella maglia alta sottostante e 5 nella maglia alta sottostante. Filo sull'uncinetto, salto la prima maglia alta che del gruppo di 3 del successivo, entro nella seconda e faccio la mia prima maglia alta di 5, 1 e 2 nella seconda maglia alta sottostante e poi faccio le 3 maglie alte nello spazio 1, 2 e 3, 2 catenelle, di nuovo 1, 2 nell'archetto e poi singola e singola, quindi la numero 4 singola, la numero 5 singola, nel senso sulle maglie sottostanti, senza lasciare spazio, passo direttamente nel gruppo successivo, salto la prima maglia alta che mi capita e vado nella seconda e farò 1 e 2 singole. Poi nell'archetto andrò a fare 1, 2
e 3. 2 catenelle di nuovo, 3 maglie alte, quindi una, 2, 3. Poi passo nelle maglie alte sottostanti, una e due, senza lasciare spazio, salto la prima maglia alta del gruppo successivo, entro nella seconda e mi inizio a fare la prima delle 5 maglie alte. Passo alla successiva e faccio la seconda delle 5 maglie alte, entro nell'archetto ed eseguo le ulteriori 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle, poi di nuovo 3 maglie alte nell'archetto, 1, 2 e 3. E poi passo direttamente nelle maglie alte sottostanti, 1 e 2, ed unisco i punti. Arrivati a questo punto, già avete la prima stella formata, dove andrete a fare solo il giro di bordura. Che vi avevo detto, con l'argentato o col dorato o con il rosso. Ora proseguo e faccio il quarto giro prima di far vedere poi il decoro, diciamo così, finale. Allora, l'ultimo giro è così composto. Sulla falsa riga di quello precedente noi andremo a lavorare 1, 2, 3 e 4, quindi saltiamo sempre la prima maglia alta sottostante, ci spostiamo con un punto bassissimo nella maglia successiva, saliamo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto e lavoriamo la seconda maglia alta successiva. Se non volete fare in questo modo, perché magari vi viene appunto questo spazio come stava venendo a me, possiamo fare in quest'altro modo. Una volta che ci siamo spostati con un punto bassissimo, filo sull'uncinetto e lavoriamo nello stesso punto una maglia alta. 1, andiamo nel punto successivo, 2, punto successivo, 3, punto successivo, 4. E nell'archetto andremo a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione ancora nell'archetto, 3 maglie alte, 1, 2 e 3. E lavoriamo adesso 4 punti sottostanti, 1, passo il punto successivo ed effetto la maglia alta e sono 2, punto successivo maglia alta sono 3, punto successivo maglia alta e sono 4. Senza catenelle passo al gruppo che segue, salto la prima maglia alta, entro nella seconda ed eseguo la mia prima maglia alta di 7, 1, poi 2, 3, 4. E nel nostro archetto andremo a fare 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, 2 catenelle, di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, e poi lavoriamo i 4 punti sottostanti, 1, 2, 3, 4. Passo nel gruppo successivo saltando la prima maglia alta ed eseguo 1, 2, 3 e 4. Nello spazio eseguo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle di separazione, ancora nello spazio 3 maglie alte, 1,
2 e 3 e poi 4 punti singoli. Un attimo che si sfiletta questo filo, quindi 1, poi secondo, poi il terzo e poi il quarto. Passo nel gruppo successivo, salto la prima maglia alta, entro nella seconda, 1, 2, 3, 4, poi 3 maglie alte nell'archetto, 1, 2 e 3, 2 catenelle, ancora nell'archetto 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Poi in ogni maglia alta sottostante 1, tranne nell'ultima, 2, 3 e 4. E passiamo all'ultimo gruppo. Salto la prima maglia alta, vado nella seconda, 1, 2, 3 e 4, entro nell'archetto 1, 2 e 3, 2 catenelle, di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, e poi lavoro 4 maglie alte nei punti sottostanti. Unisco. Arrivati a questo punto, potete tagliare il filo. Ora io l'argentato e il dorato o il rosso non me lo trovo disponibile, però ve lo stacco con un bianco magari. Sì, lo stacco con il bianco in modo che riesca a darvi l'idea della bordura. Allora, come faremo? Faremo in questo modo. Eccomi procurata il bianco. Innanzitutto nasconderemo il filo che è avanzato. Allora, in questo modo lo andiamo a nascondere, o anche con un ago. Fate prima. Prendiamo il nostro bianco, facciamo il primo cappietto così. Allora, partiamo direttamente dalla parte centrale, anzi, diciamo così, dalla parte successiva. Subito dopo l'archetto entriamo nella prima maglia e facciamo, rifiniamo con tanti punti bassi. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 nello spazio. Sì, lo andiamo a fare. No, non c'è lo spazio qua. Quindi sì, direttamente seguiamo le maglie così come si presentano. 2, 3, con l'unica differenza che nell'archetto andremo a fare 2 maglie basse, 2 catenelle e 2 maglie basse. 1 e 2 maglie basse. Ok, ora lo faremo di nuovo lentamente. Faremo una,
Maglia bassa, 2, così come sono le maglie, no, sono 7, ne dobbiamo fare 7. 3, 4, 5, 6 e 7. Passiamo all'altro gruppo di 7 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 e 7, poi nell'archetto 2 maglie basse, quindi 1 e 2, 2 catenelle e 2 maglie basse, 1 e 2. Poi ancora 7 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ancora 7 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nell'archetto faremo 2 maglie basse, 1, 2, 2 catenelle e 2 maglie basse. Facciamo quindi la nostra seconda maglia bassa e continuiamo con le ulteriori 7 nei punti sottostanti. Saltiamo questo spazio, entriamo direttamente nella maglia alta successiva, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nello spazio dell'archetto faremo 2 maglie basse, 2 catenelle, 2 maglie basse, 1 e 2. Poi faremo 7 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Passiamo al gruppo ultimo successivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Poi nell'archetto 2 maglie basse, 2 catenelle e 2 maglie basse. E ci ricongiungiamo ai punti bassi. Un nodino di sicurezza, tagliamo il filo ed ecco la nostra stella. Ora, se volete farlo più grande, continuate e andate ad aumentare sempre di 2. Noi siamo partiti con 3, al giro successivo abbiamo fatto 5 maglie alte, al giro successivo 7 maglie alte e man mano voi aumenterete quindi 9, 11, 13 fino alla grandezza che più vi aggrada. E allo stesso modo potete fare dei pupazzetti, delle testoline al centro e farete il vostro dudù che serve per far addormentare il bambino. Quando allattate il bambino, lo portate il dudù accanto al seno e tra il seno e il bambino. In questo modo, quando toglierete il bambino e lo metterete a dormire, poggiando il dudù accanto a lui, sentirà sempre l'odore della mamma. Questo qui potete farlo come sottobicchiere, più piccolo vi dovete fermare al primo giro e così via. Spero che il video, come sempre, sia stato, come sempre mi auspico, sia stato utile, che facciate dei bellissimi lavori e che sia stato chiaro. Scusate la voce, ma è un po', ho un po' di raucedine. E vi lascio i miei saluti, vi raccomando, seguitemi anche su Facebook alla pagina Gomitolando con Imma e lasciate un like se il video vi è piaciuto. Ciao e al prossimo video!